Sono 30 i progetti di comuni ed enti della provincia di Avellino finanziabili, ammessi all'avviso pubblico di complessivi 500 milioni di euro del PNRR per la creazione e potenziamento dei servizi, infrastrutture sociali delle aree interne. Spiccano 4 milioni alla provincia di Avellino per il sistema Erpinia, gli altri finanziamenti partono dai 200 ai 300 mila euro a salire, impianti sportivi, centri per anziani, accoglienza per migranti e profughi di guerra, attività culturali, assistenza sociale, insomma un ampio spettro di interventi destinati a migliorare la qualità della vita comunitaria delle zone interne. Ben trovato a Domenico Gambacorta, che ha seguito da vicino questo bando come consigliere per le aree interne di Mara Carfagna, che nella precedente legislatura è stata ministra del Sud e della coesione territoriale. I progetti approvati alla provincia di Avellino sono 30. Fra quelli approvati al comune, al piano di zona sociale, alla provincia, e poi ci sono anche altri enti che potevano partecipare: l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Grotta Minarda e l'ASP Capezzuti di Ariano Irpino. Sono 23 milioni su 500, siamo leggermente al di sotto del 5%. È un risultato straordinario, così come è straordinario il risultato dei comuni del sud, che è la dimostrazione che quando si impegnano gli amministratori locali, quando discutono, quando magari discutono anche animatamente su qual è il progetto migliore da presentare, riescono a tirar fuori il meglio di sé, come è successo in questa occasione. Ripeto, ci sono 30 progetti approvati dalla provincia di Avellino, ma sono centinaia quelli di tutta la Campania, che è stata una delle regioni che hanno ottenuto le performance migliori. Questi progetti vanno da 300.000 euro per i comuni fino a 3.000 abitanti, ci sono progetti fino a 2 milioni di euro per i comuni oltre 10.000 abitanti. Insomma, questa volta il sud ha battuto il nord 70-30, che mi sembra un grande risultato. Quindi un risultato buono, se non un'ottima performance, un risultato importante raggiunto proprio dal confronto. Sì, la politica, quando ci si confronta, in politica è sempre positivo. Quando si pensano invece di presentare i soliti progetti triti e ritriti, questo peraltro era un bando che non prevedeva la possibilità di finanziare strade, acquedotti, pubblica illuminazione, fognature o cimiteri comunali. Insomma, era un bando più legato allo sport, alla cultura, ai musei, alle biblioteche, tutta la parte del sociale, l'accoglienza dei migranti, l'attenzione agli anziani. Insomma, questo era un bando più sul sociale che non il classico bando di infrastrutture. E questo credo che sia un dato molto positivo che va accolto, ripeto, con grande attenzione.